Gentili amiche, gentili amici, benvenuti al Parasport di Chiavola per la quarta giornata del girone di ritorno tra la Palamano Principe Trieste e il Cassano Magnago. Veniamo quindi alla formazione delle squadre, partendo da quella ospite col numero 1 Ilic, 88 Calandrino, 2 Sisci, 5 Fantinato, 30 Bassanese, 33 Cenci, 45 Galazzi, 23 Lamendola, 46 Saitta, 77 Dorio, 78 Decio, 80 Bertoli, 19 Saitta, 20 Milanovic, 48 Galazzi, allenatore Davide Kolec. Per quello che concerne la Palamano Principe Trieste, numero 1 Zoppetti, 12 Modusan, 16 Postonia, 2 Allia, 11 Baragona, 4 Muran, 5 Sodomaco, 7 Sandrin, 9 Pernic, 10 Crespo Diego, 13 Di Nardo, 14 Carpanese, 19 Visintin, 22 Udovici, allenatore Giorgio Vedia, arbitri dell'incontro i signori Simone e Monitillo. Andiamo quindi subito in cronaca con questa azione di Trieste che sfuma quindi nulla di fatto, il risultato rimane ancorato sullo 0-0. Ora i lombardi si fanno subito sotto con Bassanese, quindi ci sarà i 9 metri perché il giocatore è stato fermato dal muro bianco-rosso, dalla 6-0 adottata come di consueto da coach Giorgio Ovedia. Quindi la Mendola per Fantinato, lo mette per Fantinato al centro per Galazzi, poi Fantinato per Bortoli che orchestra la fase offensiva per Saitta, nulla di fatto, quindi Trieste può ripartire. Ricordiamo sempre 0-0 il risultato, quindi Udovicic bloccato in maniera fallosa da Fantinato, quindi 9 metri per la formazione biancorossa. Ricordiamo Trieste reduce dalla sconfitta di 7 giorni fa, mentre il Cassano Magnago di sconfitte ne ha collezionate ben 6 consecutive. Triste che ovviamente lotta con l'obiettivo del terzo posto, che sembra veramente utile per la post season. Comunque ritorniamo qua in cronaca e c'è la prima rete dell'incontro firmata dal numero 78 Decio. Quindi cambia il risultato al Palachiarbola con il Cassano avanti per 1-0. Quindi ora è Trieste ad impostare l'azione offensiva con Udovicic per Crespo Diego, Udovicic per Sandrin, poi Udovicic, Sandrin, Crespo Diego, Sandrin. Poi dal lato c'è la parata del portiere Ilic, quindi nulla di fatto, il Cassano si propone nuovamente in avanti, perde palla Fantinato, quindi i Giuliani recuperano, oltrepassano la metà campo, quindi Udovicic, murato da Sisci, quindi ci saranno i... è un po' così sono gli abiti, nel frattempo il portiere ospita di immediato una botta, nulla di grave, comunque si riprenderà con questo 9 metri alla battuta Pernic, sì, per Udovicic, quindi Crespo Diego, Udovicic nuovamente al centro, dall'altra parte per Sandrin, Udovicic, poi Crespo Diego, Udovicic, Crespo Diego. E pallone spizzicato da Saitta che si invola e sigla il 2-0, quindi Trieste 0 Cassano Magnago 2. I lombardi hanno cominciato molto bene questo avvio di gara. Ricordiamo che la partita di andata si è invece conclusa con una larga vittoria da parte dei Giuliani, che hanno espresso a mio avviso la più bella partita del campionato in terra lombarda, praticamente avanti dall'inizio sino alla fine, hanno dominato quell'incontro portando a casa veramente 2 punti importanti.
Nel frattempo c'è stata l'ammonizione combinata a Ascisci, quindi 9 metri battuti da Pernic per Udovicic, poi Crespo Diego, Udovicic per Sandrina al centro, Crespo Diego poi viene fermato in maniera irregolare, quindi 9 metri già battuti, Udovicic per Sandrin che realizza, e dall'altra parte il gol è annullato, mentre dall'altra parte vanno a segno gli ospiti per il 3-0. Quindi veramente Trieste deve cercare di riprendersi, perché Cassano Maniago sta tentando la fuga già in questi primi minuti di partita, ricordandovi quindi il risultato che vede la formazione guidata da coach Davide Kolec avanti di 3 lunghezze, quindi Crespo Diego per Sandrin, Crespo Diego, Udovicic, e c'è il tiro di parato, poi si prende appunto con questo 9 metri per Sandrin che si vola nella difesa, poi Crespo Diego e realizza la prima rete dei giuliani qui con lo spagnolo Crespo Diego, che ricordiamo è ritornato dopo 2 settimane di stop causa infortunio. Nel frattempo c'è la quarta rete del Cassano Maniago. Dicevamo di Crespo Diego, 2 settimane senza lo spagnolo si sono fatte indubbiamente sentire nell'arco offensivo biancorosso, in quanto è uno dei terminali sicuramente più importanti della formazione guidata da coach Giorgio Veglia. Quindi ora Crespo Diego per Carpanese, gioco fermo, gli arbitri avvisano un'irregolarità, quindi 9 metri già battuti con Trieste che si protrae in avanti, e c'è la grande rete di Udovicic, Trieste quindi accorcia, Trieste 2, Cassano Maniago 4. Diciamo, dopo un avvio un po' sottotono di Trieste, i giuliani sembrano tornare nuovamente in palla, hanno recuperato collezionando adesso un parziale di 2-0 con il computo che è totale, ricordiamo, è di 4-2 per chi attualmente sta attaccando. Quindi Bassanese fermato in maniera non irregolare, diciamo. Trieste quindi riparte con capitan Visintin per Sandrin, Crespo Diego, e realizza una rete di pregevole fattura, trova l'angolino alla destra del portiere lombardo e realizza, ma dall'altra parte è subito pronta la risposta degli avversari. Quindi aggiorniamo il punteggio con il Cassano Maniago che conduce di una rete 5-4. Veramente si è tornati ad un equilibrio in questa fase di gioco, gara sicuramente aperta e piacevole da vedere qui al Pallachiarbola. Anche quest'oggi c'è il pubblico delle grandi occasioni, e c'è la grande rete del capitano biancorosso Visintin, quindi risultato che torna in perfetta parità. Qua c'è l'ammonizione ravvisata a Crespo Diego, quindi Cassano ha la possibilità di battere questi 9 metri con il possesso che rimane sempre in formazione bianconera, con Fantinato, poi Cenci per lo stesso Fantinato, e prova il tiro e c'è la parata di Postonia, ma il gioco è fermo, gli arbitri hanno avvisato un'irregolarità su Fantinato, quindi 9 metri già battuti dalla Mendola, fase concitata e fallo in attacco del Cassano Maniago. Qua c'è il lancio lungo per trovare Carpanese, purtroppo è troppo corto, e dall'altra parte c'è la rete di Ascisci,
quindi 6 a 5 per Cassano. Cassano è una formazione che, dicevamo, è reduce da 6 sconfitte consecutive, non sta attraversando di certo un momento positivo, ma in questi minuti, primi minuti di gara, comunque sta esprimendo una buona pallamano fatta, diciamo, di tutta velocità. Trieste comunque, dopo un avvio così un po' sottotono, è ritornata in partita. Adesso vediamo quale sarà la reazione dei biancorossi. Qua c'è il palo colto da Crespo Diego, un vero peccato, perché si poteva nuovamente tornare con il perfetto equilibrio nel risultato. E quindi ora i bianconeri in fase offensiva si propongono con Dorio per Milanovic, finta il tiro e non trova lo spazio, poi Sciscia per Milanovic che perde palla, poi c'è un contrasto, 9 metri quindi per Cassano con lo stesso Milanovic che prova ad entrare, fermato nuovamente dal muro biancorosso. Si prende quindi a giocare con Milanovic, prova il tiro, trova l'angolino alla destra di Postonia e quindi cambia nuovamente il risultato con Cassano davanti di 2 reti, 7 a 5, quindi Pernic per Udovicic, prova il tiro ma viene spizzicato da un giocatore avversario. Il posto rimane quindi sempre di Trieste con Pernic per Crespo Diego, poi Udovicic, Sandrin, Udovicic, Sandrin per Pernic che nell'angolino trova Capitan Visentin che in pallonetto realizza veramente una rete di pregevole fattura, quindi Trieste accorcia nuovamente lo svantaggio. Ora il punteggio vede i giuliani sotto solamente di una rete, 7 a 6, quindi Fantinato per Lamendola, poi Milanovic per Fantinato, il tiro che va a segno da parte di Dorio, 8 a 6, quindi cambia il risultato del pallacchiabola, quindi Visintin, Crespo Diego, Visintin per Udovicic, poi capitano Visintin non aggancia il pallone, un vero peccato aver sprecato questa azione offensiva, e dall'altra parte non perdona Cassano Maniago che con Lamendola va dentro a realizzare la rete del 9 a 6. Ora Trieste deve veramente cercare di ragionare per riprendere il filo della matassa in questa partita che è sicuramente, almeno sulla carta, alla sua portata, quindi fase abbastanza concitata come potete vedere. Quindi Pernic per Crespo Diego, bloccato da mezza difesa del Cassano, quindi 9 metri, Pernic per Crespo Diego, poi Visintin prova il tiro e va a bersaglio. Capitan Visintin, veramente grande come sempre la sua prestazione, a dimostrazione di una grande intensità da parte del capitano biancorosso. Al di là delle 34 primavere, veramente a livello tecnico e fisico ne dimostra molti molti di meno. Bisogna fare veramente i complimenti sia al capitano che a Carpanese, vari esempi per la squadra.
quindi proseguiamo con la telecronaca. Qua c'è il pallone perso da parte di Dorio, quindi Trieste riparte. Visintin per Crespo Diego, Visintin, Udovicic bloccato da due giocatori in maglia bianconera, quindi 9 metri per Trieste. Pernic, Udovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Visintin per Crespo Diego, Udovicic bloccato, quindi 9 metri per Trieste. Pernic, la battuta per Visintin, Udovicic, Visintin al centro in elevazione, prova il tiro e qua c'è la parata dell'estremo difensore ospite, che impedisce la gioia della rete al capitano biancorosso. Quindi nulla di fatto, risultato sempre invariato con Trieste 7, Cassano Magnago 9, con i lombardi che sono in avanti. Fantinato per questo missile terra-aria da parte di Dorio, che va a segno. Veramente grande rete quella del terzino classe 98 ospite, che ha in elevazione ha siglato un gol veramente di pregevolissima fattura. Ora c'è il time out chiamato da parte del tecnico di casa. Come potete ben vedere, siamo giunti alla metà del primo tempo con Trieste 6, Cassano Magnago 9, quindi sicuramente coach Giorgio Veglia dovrà cercare di spronare i suoi ragazzi per trovare, diciamo, l'arma per ritornare in partita. Ovviamente tutto è ancora apertissimo, la gara è ancora lunghissima, però ovviamente non bisogna perdere contatto nei confronti di un Cassano Magnago che, come dicevamo in precedenza, ha espresso una buona palla a mano qui al Palachiarbola, a differenza della partita di andata. Si riprende quindi a giocare, concluso il minuto di sospensione con Pernic per Visintin, poi Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Visintin per poi Muran dall'altra parte, Crespo Diego, Udovicic bloccato dalla Mendola in maniera regolare secondo gli arbitri, quindi la Mendola si fa tutto il campo, prova il tiro ma il pallone va ampiamente fuori alla destra del palo di Thomas Postonia, quindi nulla di fatto. Trieste cerca di recuperare, Visintin, Crespo Diego, pallonetto ma intuisce Ilic, quindi nulla di fatto, sempre 9-6 per Cassano Magnago con gli ospiti ora che si protraggono in avanti. Grande tiro da parte di Fantinato e c'è la pronta risposta di Thomas Postonia, che spedisce il pallone al di sopra della traversa, però il possesso, ricordiamo, rimane in favore di dei lombardi, che ora stanno cercando la rete per incrementare il vantaggio, ma c'è questa traversa piena che impedisce proprio i bianconeri di gioire. Quindi Trieste ora con tutta calma in avanti cerca la soluzione offensiva per andare a bersaglio, quindi San Udovicic per Visintin, poi in elevazione il tiro di Udovicic che viene bloccato dall'altra parte in contropiede, sbaglia un gol praticamente quasi fatto la Mendola, quindi si prosegue a giocare. I triestini ora varcano la metà campo, chiama lo schema capitano Visintin, Prudovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic per Sandrin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego,
prova a inerpicarsi, poi Carpanese, Crespo Diego, Visintin, Crespo Diego, e c'è il fallo. Teste comunque deve cercare di arrivare a rete, perché sta giocando al limite del passivo, quindi c'è la rete qui, un po' a sorpresa da parte di Crespo Diego, che ha ingannato mezza difesa ospite e ha veramente siglato un gol importante per l'economia della partita. Ora siamo 9-7 per Cassano Magnago, ma possiamo dire che Trieste c'è. Siamo giunti quasi al ventesimo con i biancorossi sotto di 2, però la partita è veramente apertissima ad ogni risultato. Qua viene bloccato in maniera fallosa da parte di Crespo Diego Fantinato, quindi ora il gioco un attimo fermo per permettere di asciugare il parquet di gioco. Ricordiamo 9-7 il risultato. Si prenderà quindi a giocare con questi 9 metri battuti da Lamendola, poi Fantinato per Lamendola, Fantinato, tiro in elevazione da parte di Milanovic, c'è la parata da parte di Thomas Postonia, quindi Trieste nuovamente cerca il gol e va a segno con Crespo Diego. Quindi ora veramente Trieste torna a pieno contatto degli avversari. Cassano Magnago 9, Trieste 8, meno 1 per la formazione di coach Giorgio Veglia. Veramente grande grinta e determinazione dei biancorossi, che non mollano mai nonostante la coperta sia cortissima. Qua c'è il tiro di Fantinato che non va, quindi Trieste riparte, Crespo Diego prova a involarsi ma viene fermato da parte di Fantinato, quindi Pernic, poi Crespo Diego, Visintin, per Udovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego, Carpanese prova ad entrare, Murato, poi c'è la rete annullata a Pernic, il gioco si è fermato prima, quindi ora ferma in maniera fallosa Crespo Diego il numero 20 Milanovic, e Crespo Diego si prende 2 minuti, quindi Trieste ora giocherà appunto per 2 minuti con un uomo in meno. Proprio non ci voleva nell'attimo di maggior, diciamo, sforzo dei giuliani, che si sono portati sul meno uno, a giocare adesso con un giocatore in meno. Speriamo non danneggi la formazione di coach Giorgio Veglia, ma tant'è. Quindi bianconeri ora in avanti con Milanovic, e c'è la rete del 10-8. Proprio non ci voleva, infatti coach Giorgio Veglia, come avete potuto vedere, si è agitato abbastanza dalla panchina. Quindi Udovicic, Visintin, finta per Carpanese che al centro passa, converge per Udovicic, poi Visintin, Carpanese e irregolarità in attacco per i giuliani, quindi nulla di fatto, il pallone ritorna in possesso del Cassano Magnago, che ricordiamo conduce attualmente di 2 lunghezze, 10-8. Quindi Bassanese per Fantinato, contrastato da Pernice, poi per Bassanese nuovamente dal lato, poi Bassanese, Fantinato cerca la via del gol e vi riesce.
finta il tiro e il pallone va alla sinistra di Thomas Postonia, 11-8. Veramente triste, con un uomo in meno in questo caso ha sofferto, quindi un uomo parziale in favore degli ospiti. Quindi Pernic, Udovicic, Visintin, Udovicic, Visintin al centro, pesca Crespo Diego, c'è la parata di Ilicic, proprio in maniera molto molto avvicinata, e dall'altra parte gli ospiti trovano subito la via del gol con Bassanese. Quindi Cassano 12, Trieste 8. Proprio non ci voleva, in contropiede sono micidiali i lombardi quest'oggi, praticamente tutt'altra prestazione rispetto a quella dell'andata, possiamo ben dirlo. Quindi Visintin, Udovicic, Crespo Diego, finta per Udovicic, bloccato in maniera fallosa, viene letteralmente buttato a terra. Quindi 9 metri, Pernic alla battuta per Crespo Diego, Udovicic, Crespo Diego per Visintin, poi fermato in maniera fallosa Crespo Diego, quindi nuovamente 9 metri per Trieste con Pernic, Crespo Diego, Udovicic, Crespo Diego cerca Pernic che non aggancia, nulla di fatto, usato sempre in favore dei... Però non ho avvisato nel gol d'Italia, arbitri, quindi pallone rimane in possesso di Trieste. Visintin, Crespo Diego, Visintin, finta, Crespo Diego, Udovicic per Visintin dal lato per Carpanese, che veramente in elevazione da una posizione molto molto difficile sigla una bellissima rete. La rete del 12 per il Cassano e 9 per Trieste, quindi i giuliani accorciano, ora si portano tre distanze di a tre reti di distacco da Cassano, però veramente Carpanese ha toccato sino ad ora pochi palloni, però in questo caso ha sfruttato una rete veramente di pregevole fattura. Dall'altra parte risponde immediatamente la formazione di coach Kolec, quindi Cassano 13, Trieste 9. Chiama lo schema capitano Visintin, poi Udovic, poi Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Crespo Diego, Visintin, Pernic, Udovicic, Visintin, Udovicic, bloccato da Fantinato, quindi 9 metri già battuti, Visintin, Crespo Diego per Udovicic, non trova, non si capiscono i due, quindi il pallone ritorna in possesso degli avversari che si fanno sotto con Fantinato, poi batti ribatti, il pallone ritorna in mano dei biancorossi, quindi Di Nardo per Visintin, poi Crespo Diego, Pernic, Udovicic, chiama lo schema Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Visintin, Pernic, Udovicic, Crespo Diego, Udovicic, Crespo Diego, bloccato da due giocatori avversari, quindi 9 metri per Trieste, la battuta Pernic per Visintin, Udovicic, Visintin, Udovicic non aggancia perché è bloccato da due giocatori avversari, quindi nuovamente 9 metri la battuta sempre Pernic per Visintin, Udovicic, Visintin, Udovicic, trova dal fondo Carpanese, ma qua c'è la pronta risposta di Ilic, quindi nulla di fatto, risultato sempre invadiato al Palacchiarbola, dove a condurre è il Cassano Maniago per 13-9. Con gli ospiti che ora cercano ulteriormente l'allungo, quindi Fantinato prova a fintare, si libera, ma poi da Pernic, ma poi viene bloccato da Di Nardo e Muran, quindi nulla di fatto, ma sempre i bianconeri sono in fase offensiva.
visto lo stesso Fantinato che al centro prova il tiro e c'è la parata da parte di Modusan, quindi Trieste deve assolutamente cercare di accorciare il divario il più possibile, almeno per arrivare con un passivo inferiore a quello attuale al termine del primo tempo, sarebbe molto molto importante. Nel frattempo gioco fermo perché si cambia il, viene cambiato il pallone di gioco. Quindi Rinaldo Previsintin, poi Crespo Diego ha cambiato sponda. Crespo Diego, quindi Visintin per Carpanese, poi Urovicic, Visintin, Carpanese, Urovicic, poi sottomano realizza lo spagnolo. Trieste 10, Cassano Magnago 13. Diciamo che quando Crespo Diego arriva in avanti veramente sono dolori per tutte le difese avversarie, dotato di un buon tiro e anche di una certa furbizia tecnica, lo spagnolo veramente sta facendo molto molto bene quest'anno a Trieste. Ricordiamo che l'anno scorso ha giocato in Spagna in seconda divisione. E qua c'è la rete dell'uovo a lungo, 10-14. Questa proprio non ci voleva, veramente i giuliani devono cercare di recuperare il più possibile questo passivo. Qua sfuma un'altra azione da parte dei biancorossi, il peccato. Quindi Bassanese per Sisci. Bassanese nuovamente al centro, cambia per Fantinato. Bassanese, Milano dice scusate, prova il tiro e coglie il pieno l'incrocio dei pali, il pallone quindi è sputato dal palo, ritorna in campo, è recuperato dalla formazione ospite che prova ad andare in rete con la Mendola, ma il gioco viene fermato anticipatamente, quindi l'azione offensiva riparte proprio dai triestini con Visintin, Urovicic, poi Visintin, Crespo Diego, Visintin, Urovicic, prova il tiro e c'è la parata quasi all'incrocio di pali da parte di Ilic sul tiro di Crespo Diego. 14-10 sempre il risultato, quindi Fantinato per Milanovic e c'è la rete del più 5, Cassano 15, Trieste 10. Vediamo un po' cosa succede, cosa gli arbitri stanno ravvisando. Sono portati al tavolo centrale. C'è qualche protesta da parte di coach Kolec. Vediamo cosa diceranno poi di conseguenza gli arbitri. Nel frattempo il gioco è fermo. Si prenderà quindi a giocare, gli arbitri hanno poi ammonito il coach, sta ancora protestando, non capiamo il motivo, le proteste sono ancora vibranti.
quindi si riprenderà a giocare. Vediamo un attimino, ancora il gioco fermo, ma pensiamo che fra poco si riprenderà. Trieste nel frattempo è già schierata. Stanno tornando in campo anche gli avversari, quindi possesso in mano a Cassano Maniago con Milanovic per Fantinato. Milanovic, Fantinato bloccato da Sandrin. E tiro che va veramente a infrangersi alto. E si conclude quindi il primo tempo con il Cassano Maniago avanti per 14-9 sulla Principe Trieste. Noi ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria, ritorneremo a breve con il secondo tempo della partita. Fino al 6 gennaio in Piazza della Repubblica a Monfalcone c'è la pista di pattinaggio sul ghiaccio con luci, spettacoli e intrattenimento. Divertiti sotto il mega tendone. La città dei cantieri ti aspetta per farti passare una giornata speciale. E se vieni a pattinare in treno, presentando il biglietto, hai uno sconto per la tua pattinata. Arriva per la prima volta in Italia The Elton Show, una celebrazione del Rocket Man. Il concerto spettacolo si terrà martedì 19 dicembre 2017 al Teatro Orazio Bobbio a Trieste alle ore 20:30, arricchito da preziosi video, fedeli copie degli sfarzosi costumi originali e una scenografia di assoluto rilievo. The Elton Show, una celebrazione del Rocket Man. Martedì 19 dicembre 2017 al Teatro Orazio Bobbio a Trieste. Prevendite al Ticket Point, biglietteria del teatro e sul circuito Viva Ticket. Pattinare sul ghiaccio sotto l'effetto della neve alla Paleghiaccio di Udine si può. Per tutte le feste natalizie la pista del cuore ti aspetta in Piazza Venerio con musica, luci e tanto ghiaccio. Il tuo Natale magico è a Udine con tanti appuntamenti, shopping e feste per il tuo Natale. Il Paleghiaccio è un'iniziativa di Flash e Comune di Udine. Cerchi lavoro? Contatta l'Agenzia Regionale per il Lavoro del Friuli Venezia Giulia. Collegati al sito offertelavoro.regione.fvg.it dove in un unico canale trovi offerte sempre aggiornate. Ogni giorno puoi cercare tra oltre 300 opportunità pubblicate da aziende, centri per l'impiego e Eures FVG per la mobilità professionale in Europa. Puoi selezionare le proposte in base al luogo di lavoro, settore di occupazione, profilo professionale, livello di studio, tipo di contratto o di tirocinio. Quando trovi un'offerta che fa il caso tuo, invia subito il tuo curriculum via email. Segui l'Agenzia Regionale per il Lavoro ed Eures FVG su Twitter, su LinkedIn e Facebook. Oppure iscriviti alla newsletter. Il lavoro che cerchi è a un click da te. Ben entrati quindi con il secondo tempo di Principe Palermano Trieste Cassano Maniago. Ricordiamo il risultato del primo tempo che vede avanti la formazione ospite per 15-10. Veramente Trieste, dopo un avvio un po' così
è riuscito a portarsi sino sul meno 1, poi c'è stato nuovamente l'allungo degli ospiti, questo sicuramente non ci voleva, ma la formazione ospite comunque è dotata di grande verve in questa partita, e qua c'è la rete che porta ora il distacco a 6 lunghezze, 16-10, veramente partita ovviamente ancora lunga, ma il distacco si fa pesante. Qua c'è gli arbitri avvisano 2 minuti a Milanovic per un fallo combinato a Udovicic, quindi ora saranno gli ospiti a giocare con un uomo in meno. Fallo piuttosto netto, Milanovic protesta in maniera abbastanza concitata, comunque si riprende a giocare, quindi Di Nardo per Udovicic, poi Crespo Diego dall'altra parte, Visintin, poi Crespo Diego per Udovicic, c'è la parata di Ilic. Però l'arbitro dice una rigorità, quindi c'è il tiro di rigore, Crespo Diego, e rete! Rete di Trieste con Crespo Diego, Trieste 11, Cassano Maniago 16, e lo spagnolo che mette a bersaglio la rete, poi esulta verso il pubblico, quindi spero che questa rete sia di buon auspicio per questo secondo quarto. Con ora in avanti Cassano con il tiro che viene parato da parte di Modujan, e qua c'è il grande muro di Trieste su questo ennesimo tiro, poi il pallone comunque rimane sempre in favore dei ragazzi di Coach Kolec, ma nulla di fatto, quindi Trieste si prova a riportare in avanti, che esplodiva fermato irregolarmente dal giocatore di Cassano Maniago, quindi si prende a giocare col possesso in favore dei triestini, Crespo Diego per Visintin, centro per Crespo Diego, poi Udovicic, Crespo Diego per Muran, poi dall'altra parte Carpanese, Udovicic, Carpanese al lato e realizza veramente molto molto bene Carpanese, 12 a Trieste, 17 Cassano, però veramente Carpanese come sempre si fa trovare puntuale e non sbaglia. Quindi Sisci per Milanovic, poi Sisci prova il tiro e intercetta il pallone Modujan, che spedisce il palo al di sopra della traversa a testa, quindi riparte Crespo Diego, Udovicic, Visintin, Udovicic per Crespo Diego che realizza, Trieste 13, 17 Cassano Maniago, e per proteste qua c'è l'ammonizione da parte degli arbitri alla panchina del Cassano Maniago, probabilmente è stato ammonito Coach Kolec, che già nel primo tempo ha avuto più di qualcosa da ridire nei confronti degli arbitri. Onestamente anche non capiamo il perché, perché insomma sta facendo la sua partita, la sta vincendo, quindi non capiamo veramente il motivo di queste proteste da parte del tecnico ospite. Comunque dall'altra parte Cassano Maniago realizza una rete di pregevole fattura con Milanovic che batte Modujan, Trieste 13 e Cassano 18, quindi Visintin per Udovicic e c'è la rete dei Giuliani, Trieste 14 Cassano 18. Trieste deve ritornare assolutamente in partita, una vittoria oggi sarebbe di vitale importanza,
soprattutto nei confronti di una squadra come Cassano Maniago, che ricordiamo viene da 6 battute d'arresto consecutive, anche se quest'oggi veramente sta disputando una buonissima pallamano rispetto a quanto visto da noi nella partita d'andata. Quindi Miljanovic dall'altra parte, poi stesso Miljanovic a chiamare lo schema per Dorio. Vediamo un po' come si articolerà questa fase d'attacco. Viene bloccato da Di Nardo. Gioco fermo, 2 minuti vengono dati a Capitan Visintin. Qui Tester giocherà per questo lasso di tempo con un uomo in meno. Anche qui c'è qualche protesta da parte dei biancorossi. Quindi Miljanovic per Sisci, poi Miljanovic, Dorio dal fondo per, ragazzi, c'è la rete del 19-14 per Cassano. Quindi Di Nardo per Udovicic, Calpanese Udovicic al centro per Crespo Diego, poi Udovic, poi Calpanese, Crespo Diego, Udovicic, Calpanese, qua veramente sfortunato di partenza, tutta velocità del Cassano Maniago, poi pallone che batte e ribatte, il possesso che va in favore dei biancorossi, che quindi hanno l'opportunità di portarsi in avanti 14-19 il risultato, ricordiamo, con i giuliani che devono veramente cercare di ritornare in partita. Quindi Muran, poi Calpanese, Udovicic, e c'è il tiro da parte di Crespo Dio che viene parato dal portiere ospite. Si involano gli avversari. Quindi 9 metri per chi sta attaccando con Dorio, poi Miljanovic, Dorio dall'altra parte. Altra irregolarità tra Carpanese e in questo caso la Mendola. Il possesso rimane sempre in favore dei bianconeri, veramente anche un po'. Forse una decisione in precedenza ha condizionato Trieste, che comunque deve fare necessità virtù. Qualsiasi pallone viene quasi sempre dato in mano agli avversari. Ovviamente quindi prontamente battuti con la rete del Cassano 20, Trieste 14. Veramente ora comincia a entrare di sonore proporzioni il divario. Un vero peccato, ma da resto Trieste ha una coperta veramente molto molto corta, deve fare le necessità virtù, la demolazione che Spodiego fermato da un giocatore di Cassano, quindi Crespo Diego, di Nardo per Crespo Diego, poi Visintin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Visintin. Grande lotta nell'arco dei 6 metri e c'è un gli arbitri avvisano un rigore, un tiro di rigore per Trieste. Se incaricherà della battuta lo spagnolo Crespo Diego, ricordiamo terzino classe 95,
Tutto quindi pronto per questo tiro di rigore. E c'è il gol da parte di Crespo Diego. Trieste 15, Cassano Maniago 20, tiro di rigore che va a bersaglio da parte di Trieste, con Crespo Diego che dalla linea dei 6 metri, dei 7 metri scusate, si è veramente dimostrato implacabile. Però ovviamente le distanze ancora rimangono parecchie, Trieste deve far fronte a questa problematica. E qua c'è la pronta d'azione, 21 Cassano, 15 Trieste, 6 reti di differenza. Quindi Visintin Udovicic per Calpanese, Udovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Crespo Diego. Dove tiro altissimo, però Calpanese con il pallone, c'è la rete da parte di Udovicic. Trieste 16, Cassano Maniago 21. La forma azione ospite che ora si protrae in avanti, ovviamente gioca con tutta calma al limite del passivo, sicuramente fretta non ha. Trieste un po' deve bloccare questi ritmi, dovrebbe forse un po' pressare di più in modo da sia cercare di accorciare, ma anche dando dimostrazione veramente della sua forza in casa, perché due punti così potrebbero veramente, in caso di sconfitta, pesare nel computo totale del campionato. Quindi Milanovic per Dovio, Milanovic, finta il tiro, poi il pallone va a Dorio per Fantinato, Dorio, e c'è la parata da parte di Postonia su Milanovic. Quindi nulla di fatto, risultato sempre invariato, Trieste 16, Cassano Maniago 21. I biancorossi che ora hanno comunque la possibilità ulteriore di diminuire il proprio distacco nei confronti dell'avversaria. Quindi Muran per Calpanese, Uroisis per Calpanese, che si vede parare questo tiro, un vero peccato, forse in questo caso meritava sicuramente maggior sorte, diciamo, ecco. Gioco fermo, gli arbitri hanno avvisato una munizione. Si prende comunque a giocare, come vedete la difesa di Trieste è la classica 6-0. Trieste sta usando il colpo soprattutto a livello offensivo, perché si è in questo secondo tempo rivelata, diciamo, imprecisa, no? E quindi, e qua c'è la rete con Cassano che veramente sta dilagando, 22-16. Diciamo che Trieste deve dare prova concreta della sua forza di tornare in partita, cercare di, se non è facile, ma cercare comunque di giocarcela sino alla fine. Staremo comunque a vedere, quindi rimanete con noi qui su Teleantenna. E altro fallo dal lato, questa volta su Lovicic. Tiro di rigore quindi per i Giuliani, con Udovicic alla battuta. Nel frattempo il gioco rimane sempre fermo per permettere di asciugare i perché. Quindi che Udovicic, tiro di rigore, va a segno. Trieste 17-22 Cassano. E dalla
dall'altra parte c'è la parata di Postonia, qui il Carpanese fermato faiosamente Pernic. Il pallone sarà giocato comunque in favore di Trieste, come potete ben vedere, quindi Muran, Visintin, Udovicic, Visintin, per Udovicic, il centro Visintin, poi Di Nardo per Udovicic. E c'è il gol di Udovicic, veramente momento da parte di Triestini è buono nel senso dei singoli, perché Udovicic sta veramente sfornando una buonissima prestazione. Qua c'è la parata di Modujan su tiro di Saitta. Due minuti quindi ravvisati. A Borio, e quindi Udovicic nuovamente ai tiri di rigore. E c'è la rete da parte di Udovicic, che è implacabile, non sbaglia veramente. Udovicic ha fatto un filotto di 4-5 reti di fila, se non diamo errati. Veramente grandissima prestazione del terzino destro classe 95 di doppio passaporto, che sta facendo veramente, disputando una buonissima annata. Ricordiamo che l'anno scorso è rimasto quasi fermo per metà campionato, è rientrato in gennaio a causa di un infortunio, con tutto fermo per tutto un girone. Come potete vedere, il risultato vede Trieste sotto due lunghezze, 14:34 dall'inizio del secondo tempo, con coach College che subito corso ai ripari vedendo questo ritorno dei Giuliani. Ricordandovi appunto, come avete visto poc'anzi, il tabellone 20-18, ma Trieste era sotto anche di 5-6 reti, quindi veramente è stato buono il gran carattere di Trieste, che se anche non ha sfondato una buona prestazione in avanti, anzi diciamo pure che tantissimi sono stati gli errori, poteva andare sicuramente meglio, però ha dimostrato e sta dimostrando un grande carattere in questa partita. Si è appena giocato il primo minuto di sospensione, con il Cassano Magnago in possesso di palla, quindi Milanovic per Dorio, Milanovic al centro, poi Decio per Milanovic, tiro missile terra aria da parte di Sisci, e c'è la pronta risposta da parte di Thomas Postonia. Quindi subito si vuole a Trieste in avanti, fallo in attacco da parte dei biancorossi. Peccato, per qua si poteva avere veramente il pallone del meno uno, e con ancora 15 minuti da giocare ne potevamo vedere sicuramente, anzi ne vedremo comunque sicuramente delle belle, però. Quindi Cassano ora si protrae con tutto il suo effettivo in avanti. Due minuti dati a Di Nardo, ci pare. Due minuti dati a Di Nardo sul fallo nei confronti di Milanovic. Anche qui una alquanto discutibile questa decisione. Di Nardo se ne esce dal campo piuttosto, e lo capiamo, arrabbiato. Quindi ora rimane sempre in avanti la formazione ospite. Qua viene bloccato Dorio da Pernic.
quindi punizione in favore di Cassano, nuovamente gioco fermo. Si riprende quindi a giocare con Dorio per Milanovic, che coordina l'azione offensiva per Dorio, nuovamente bloccato da Pernic. Veramente grandissima la grinta di Pernic, che lotta su ogni pallone, veramente come sempre grandissima prestazione da parte di Pernic, ovviamente per l'impegno e la dedizione che ha nei confronti di questa maglia. Un Pernic veramente che dove c'è da buttarsi si butta, quindi sicuramente facciamo un monumento per quello che sta facendo anche lui quest'anno per la Pallamano Trieste. Grande dedizione, come dicevamo. Boh, si prende quindi a giocare con Milanovic, c'è la rete del 21-18. Prende nuovamente il largo la squadra di Davide Kolec. Devono stare sul pallone, devono cercare di rientrare. Quindi Muran per Alia, Coach Giuliani veramente sta facendo Coach Oveglia sta veramente facendo una rotazione con inserendo i giovanissimi in campo, perché ricordiamo oggi nella roster il coach biancorosso annovera Zoppetti, che è un 2000, Baragona altrettanto, come Sodomaco. Quindi Trieste ha ben tre atleti del 2000, che non è poco. Quindi ora fermato Scisci da Crespo Diego, sempre risultato vede avanti di 3 Cassano 21-18. Quindi Milanovic per Scisci dall'altra parte, poi Milanovic nuovamente coordina l'azione, giocatore di grande esperienza, ricordiamo Milanovic, è vero trascinatore in questa partita della sua squadra, dobbiamo dire, da fare veramente i complimenti, perché è un giocatore veramente completo, lo si è visto. Qualche Spodiego ferma Scisci, quindi 9 metri battuti da parte di Lamendola, nuovamente fermato Scisci, questa volta da Visintin. Prova il tiro la Mendola, ma c'è la parata di Postonia, quindi Trieste riparte a tutta velocità in avanti con Crespo Diego per Visintin, quindi Udovicic, Visintin dal lato. Poi Udovicic, altra rete di Uragano Udovicic, 19 Trieste, 21 Trieste, Casomagnago, Trieste non molla, trascinata veramente da un Udovicic quest'oggi in forma strepitosa, ha messo tipo 5 reti di fila, abbiamo preso il conto per quanto positiva è la prestazione del numero 22 biancorosso, che è autore, come dicevamo, di una gara veramente di altissimo livello. Il gioco nel frattempo è nuovamente fermo per permettere di asciugare il campo. E si prendono queste battute da parte di Lamendola per Milanovic, che poi cambia gioco per Scisci. Milanovic
poi Šiši Mijanović. Šiši non si capisce con gli Amendola, qui Trieste si porta totalmente in avanti alla ricerca della rete del meno uno. Vediamo Visintin, quindi per Udovicic, Visintin, e realizza la rete del meno uno, e quindi Trieste veramente ritorna in partita 21-20. Dall'altra parte subito risponde però Cassano Maniago con Mijanović che la mette nell'angolino alto della porta difesa da Thomas Postonia, quindi Trieste 20, Cassano 22. Però come dicevamo Trieste c'è, sicuramente non bisogna lasciare spazi ai lombardi perché subito ne approfittano, quindi Visintin, Udovicic, poi Mura, e c'è la rete dei Giuliani che si portano nuovamente a una rete di distacco nei confronti degli avversari con Trieste 21, Cassano Maniago 22. Ma veramente partita che si è riaperta, i biancorossi trascinati da Udovic stanno veramente riaprendo una gara che diciamo pareva quasi compromessa. Ad un certo punto i triestini erano sotto di 5 reti e non davano tanto reazione di situazioni positive, diciamo. Invece adesso i biancorossi hanno ripreso il pallino del gioco, speriamo che questo momento si protragga anche nei minuti successivi. Ora comunque la formazione giuliana in avanti con Udovicic per Visintin, Crespo Diego per Visintin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego, Visintin, Udovicic, Crespo Diego, Visintin, Crespo Diego si gira e va a cozzare contro il muro del Cassano Maniago, però ha fatto veramente un gesto atletico di pregevole fattura perché si è girato a tutta velocità, ha fatto una specie di piraetta e poi ha trovato questo muro. Peccato, ma dall'altra parte c'è questo tiro che dei Giuliani che non va, quindi il risultato sempre che vede Trieste sotto di uno con Cassano Maniago che in avanti mette il pallonetto e realizza Mijanović una bella rete per un pallonetto che ha battuto in maniera netta Postonia. 23 quindi Cassano, 21 Trieste. Visintin ora a chiamare lo schema per i suoi, Udovicic, Visintin, Udovicic, Visintin, Crespo Diego dall'altra parte per Capitan Visintin che cerca Carpanese, poi Visintin prova ad andare dentro, Crespo Diego, ma non gli riesce. E c'è il minuto di sospensione. Ancora da giocare 7 minuti e 3 secondi, come potete vedere dal tabellone luminoso, con Trieste sotto di 2, 21-23. Però diciamo gara che si era aperta dopo la serie di reti consecutive siglate da Udovicic, quindi sì, saranno 7 minuti e poco più di grande intensità. Ora vedremo quali soluzioni saprà trovare il tecnico di casa. Ricordiamo che Trieste giocherà nuovamente in casa nel prossimo turno, quindi due partite consecutive in casa per la formazione di coach Giorgio Veglia. Sarebbero sicuramente da ottimizzare entrambe, ma stiamo a vedere. Quindi si riprende a giocare 9 metri per i Giuliani, Di Nardo alla battuta per Crespo Diego, si ripete, quindi Di Nardo questa volta per Visintin, poi dall'altra parte
Visiting Team per prova ad entrare dentro. Ma viene bloccato il trofeo bianco rosso, quindi Di Nardo per Alia, poi Visiting Team, c'è la rete di Trieste, quindi 22 Trieste, 23 Cassano Magnago, nuovamente è solo una la rete che separa le due formazioni in questa quarta giornata del girone di ritorno della massima serie di pallamano. E qua c'è pronta parata in questo caso di Thomas Postonia su Shishi, questa è la palla del pareggio, vediamo Carpanese bloccato in modo falloso, quindi Di Nardo, Visintin per Crespo Diego, poi Udovicic, Visintin dall'altra parte, Crespo Diego, quindi Udovicic, Crespo Diego, Udovicic, Visintin, Udovicic coglie il palo, un vero peccato perché veramente se andava in rete questa sarebbe stato il gol del pari. Invece Trieste sfortunata, coglie il palo pieno con Udovicic, veramente peccato perché ora si sta accendendo un po' una, diciamo, quasi una mezza rissa, il gioco è fermo. Il nuovo punteggio Trieste 22 Cassano Magnago 23, con i Giuliani veramente in che stanno facendo un buon secondo tempo, calcolando da come erano partiti, con un passivo piuttosto pesante alla conclusione del primo, nella seconda frazione veramente hanno mostrato l'indeterminazione sopperendo magari a qualche errore offensivo di troppo. Quindi si è appena giocato in boxata tutta da 9 metri da parte di Pernic, che poi passa per Visintin, Di Nardo, poi Visintin, Udovicic, Visintin, Udovicic, Visintin, Udovicic per Carpanese, peccato, qua c'è l'ennesima parata dell'estremo difensore ospite, Trieste che per due volte aveva la palla del possibile pareggio, ricordiamo poco fa il palo di Udovicic, adesso questa occasione è capitata sul tiro di Carpanese, e dall'altra parte Cassano non perdona e nuovamente si porta in doppio vantaggio 24-22. Trieste non deve demordere, non deve mollare, deve cercare di ottenere il risultato. Carpane e Visintin, poi viene bloccato Pernic da Lamendola, quindi tiro di rigore per i biancorossi con Udovicic alla battuta. E ce l'avete da parte di Udovicic, quindi Trieste 23, Cassano Magnago 24, una Trieste che ci crede, che non molla, veramente grande grande partita poi di Udovicic, che sta tenendo per mano la squadra per quello che concerne sicuramente l'apporto offensivo, perché comunque ricordiamo che nonostante tutto che Sprigo sta facendo una buona prestazione, ma non si è ancora ristabilito appieno dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo di gioco per due turni.
quindi prendiamo la cronaca con questi 9 metri già battuti da parte di Amendola. Poi va fuori il tiro di Miljanovic. Trieste nuovamente può avere il terzo pallone per provare a pareggiare. Quindi Pernic per Dinardo, Visintin, Udovicic, Visintin, Udovicic, Visintin, che poi Dinardo cerca Pernic, è bloccato fallosamente, quindi Udovicic, Visintin, Udovicic, Visintin, Udovicic, il pallone si va a infrangere in alto dalla traversa, quindi altra occasione, l'ennesima, la terza consecutiva per Trieste di poter avere la possibilità di pareggiare. Come ricordiamo, quest'anno di nuovo è valido il pareggio, quindi al termine dei 60 minuti di gioco, in caso di parità, le due squadre ottengono un punto a testa, e qua non perdona Cassano che va a rete con Miljanovic, quindi Cassano 25, Trieste 23, e c'è quindi il minuto di sospensione chiamato da coach Giorgio Veglia. Mancano poco meno di 2 minuti alla conclusione, in Trieste sotto di 2, 25 a 23, sicuramente situazione non facile, però non impossibile, almeno nel cercare di ottenere un punticino che servirebbe comunque a muovere la classifica, non sarebbe certamente da buttare vista come si è messa la partita. Primo tempo sottotono, i giuliani hanno comunque saputo reagire al meglio, riportandosi nel match, riportandosi a giocarsi praticamente a contatto con gli avversari. Quindi ultimi poco meno di 2 minuti da vivere qui al Pallachiarbola con i biancorossi in avanti, quindi Visintin per Crespo Diego, bloccato Carpanese, Pernic, Crespo Diego e Udovicic, Carpanese, c'è la parata del portiere di Cassano, e questo è un brutto colpo. Ormai stiamo arrivando, siamo entrati nell'ultimo minuto e speranze quasi vane per Trieste di poter almeno ottenere un punticino, un vero peccato. Qua c'è questo tiro che va fuori da parte di Miljanovic, Trieste prova a involarsi a tutta velocità, ma francamente la vedo a questo punto molto dura. Quindi Visintin per Dinardo, Visintin prova il tiro e va dentro, 24 Trieste, 25 Cassano Maniago. Dai ragazzi, siamo tutti con voi, ma veramente ci sono solo pochi spiccioli ancora da giocare. Grande pressing a tutto campo da parte di Trieste, che deve cercare di conquistare questo punto. Nuovo minuto di sospensione chiamato da coach Giorgio Veglia. 25 Cassano Maniago, 24 Trieste, veramente gara al photo finish, che va a finire, diciamo gara al cardiopalmo, che va veramente, si è andato a giocare in questo secondo tempo, per la seconda metà del secondo tempo si è andato a giocare, possiamo dirlo, punto a punto, dove a dominare è stato l'equilibrio tra le due formazioni. Si riprende, quindi le squadre sono entrate quindi in campo con il possesso che è in favore del Cassano,
veramente c'è grande trepidazione sugli spalti e c'è la rete che praticamente consacra la vittoria da parte degli ospiti, 26-24 Milanovic, e questo è, si esaurisce così con la partita con Trieste che cede dinanzi a Cassano Magnago per 26-24. A me non resta che salutarvi e rimandarvi alla prossima gara interna della Principe Palamano Trieste. Buon proseguimento con i programmi di Teleantenna.